Cari amici, cari amiche, un affettuoso benvenuti a tutti o bentornati se già mi conoscete. Oggi il mio viaggio nella bellezza ci porta nel testo di Li Beirut, la canzone che Fairuz cantò nel 1983, perché fosse il suo testamento d'amore per la sua amata Beirut che la guerra civile stava devastando. Questa stessa canzone la potevi sentire nuovamente riecheggiare nel 2020 su tutte le radio e sui social, sì, perché era diventata l'inno di dolore del popolo libanese. Ti amo Beirut, così aveva twittato anche il presidente francese Macron, lasciata la capitale libanese dopo la sua visita per omaggiare e lasciare la sua vicinanza al Libano ferito dopo l'esplosione al porto. Un brano che non pensavo potesse fare il giro di due continenti grazie ad una versione fattane da Fabrizio De André in Caro Amore sulla struggente musica del pianista-compositore spagnolo Joaquín Rodrigo, uno dei più grandi del XX secolo a cui la stessa Fairuz si ispirò. Per Beirut, saluti dal mio cuore per Beirut e baci al mare e alle case. Ad una rozza che è come il viso di un vecchio marinaio. Lei è fatta dell'anima del popolo, un vino. Lei è fatta del suo sudore, pane gelsomino. Allora, com'è diventato il suo sapore? Sapore di fuoco e di fumo. Per Beirut, gloria di cenere per Beirut, di sangue di un bambino posato sulla sua mano. La mia città ha spento le sue luci, chiuso le sue porte, è diventata sola di sera, sola con la notte. Tu sei mia, tu sei mia. Oh, abbracciami, tu sei mia, la mia bandiera, la pietra del domani e l'onda del mio viaggio. Sono fiorite le ferite del mio popolo, sono fiorite le lacrime delle madri. Tu sei mia, Beirut, tu sei mia. Abbracciami. Dalla profondità del suo cuore, centro simbolico dell'affettività umana, Fairuz rivolge il suo canto preghiera alla città di Beirut che la guerra sta devastando senza pietà. Le sue parole danno quasi un'immagine fisica della capitale del Libano. Sembra di vederla, questa tranquilla città, sulla costa del bacino orientale del Mediterraneo. Le acque del mare lambiscono le sue sponde dolcemente, le sfiorano quasi con discrezione, in un movimento lento e senza violenza. La ricoprono i tetti delle sue case, che sembrano pelle sullo scheletro della sua corporatura. Li immagini numerosi e colorati, questi tetti che proteggono i loro abitanti. Beirut è per Fairuz quella roccia che tutti i libanesi conoscono e che la cantante non ha bisogno di menzionare. La Rauscheh, splendida formazione rocciosa in prossimità del lungomare di Beirut. Ma se non fossero loro, per chi ascolta, il termine roccia evocherebbe comunque una qualunque massa di pietra, magari del proprio paese, viva che affiora dal mare. Quello che importa è cosa l'immagine vuole evocare, il volto di un vecchio marinaio, un volto solcato da rughe che impetuose si impadroniscono della faccia dell'uomo e che a chi lo guarda suggeriscono tutta la fatica della sua vita passata sotto il sole. Le rughe racchiudono sempre la vita di chi le porta. Fairuz le usa per descrivere la dignità dei pescatori di Beirut, figli sì della loro terra, ma anche di quel mare che è lavoro per molte famiglie libanesi. Li Beirut non sembra una canzone, ma una poesia che non vuole essere intrappolata nella precisione delle parole, ma evoca immagini che stimolano mente e cuore di chi ascolta. In un attimo hai la sensazione che la città si personifichi in una donna, una bella donna, dal carattere vivace e vitale che gioisce e che balla nelle feste delle strade libanesi. Beirut è essa stessa festa. Quella in cui si beve il vino, simbolo di spensieratezza e convivialità. Ma Beirut è anche il pane, frutto del sudore del lavoro del suo popolo, che si mischia al profumo dei gelsomini che si trovano per le strade e nei giardini della città. Il profumo intenso dei suoi bianchi fiori abbraccia e annulla l'odore acre del sudore di chi lavora e lo purifica.
Amici, è come se Fairuz facesse un ritratto della Beirut quotidiana prima della guerra civile, dove la gioia ed il dolore convivono insieme senza primeggiare, in una forma di parificazione che crea pace, dove il lavoro e la voglia di divertirsi marcano l'animo degli abitanti. Ma all'improvviso, la domanda cos'è che ha trasformato il gusto e l'odore della mia Beirut in fuoco e fumo ci riporta ad una nuova immagine, quella della devastazione della guerra civile. A Beirut, ora, al suo altare, arriva solo la gloria delle ceneri. Quelle delle case crollate sotto i missili. Così la bella donna allegra e piena di vita è ora una madre disperata con in braccio suo figlio sanguinante. Ora Beirut è deserta, i suoi abitanti l'hanno abbandonata in cerca di salvezza, le case che poco prima suggerivano l'intimità del focolare domestico non hanno più il calore delle lampade, le lampade della sera, e le loro porte ospitali sono ora serrate, non scorre più il vino, non si mangia più il pane, non si sentono più i gelsomini, a Beirut ora è notte anche di giorno. Arriva forte il grido dell'anima di Fairuz, che continua a ripetere: tu sei mia Beirut, tu sei mia, oh abbracciami, come la preghiera di una figlia alla propria madre, esprimendo tutti i propri sentimenti, ma ci puoi leggere anche le parole di un innamorato per la propria amata, o viceversa, perché questo è lo spazio dell'affetto e del sentimento. Fairuz viaggiò molto e fu lontana anche dal suo Beirut in guerra, e qui è come se volesse chiedere scusa per la sua assenza. Amici, la cosa che veramente stupisce di questa canzone è il finale. Rappresenta il riscatto della sofferenza, un messaggio di speranza e di fede che va oltre qualunque credo. Eh sì, perché Fairuz ci racconta che la bella donna Beirut sta guarendo, le sue ferite si stanno cicatrizzando e stanno nuovamente germogliando. Ci saranno nuovi fiori, innaffiati dalle lacrime delle madri libanesi che hanno perso i loro figli in guerra o nelle milizie. La donna ferita si è rialzata e dopo la morte torna la vita. È questo lo spirito dei libanesi, ricominciare, sempre ricominciare e ricostruire, ma questa volta con una nuova consapevolezza. La guerra civile non avrà mai vincitori, perché sono tutti figli di un unico Stato a fronteggiarsi, e lo Stato come madre piangerà ora gli uni, ora gli altri. L'ultimo verso della canzone di Fairuz è ancora uno spazio dedicato al sentimento. Questa volta la voce della cantante si unisce a quella del popolo libanese, un unico coro che serve ad affermare e dichiarare il proprio amore per la propria Beirut. Un amore duraturo, un amore che sarà per sempre, allora come ora, all'esplosione al porto di Beirut. Amici, perché ho deciso di inserire Li Beirut nel viaggio alla ricerca della bellezza? Perché credo che quando si prova un sentimento così forte per il proprio paese, tanto da descriverlo come una donna piena di gioia di vivere, che ad un certo punto perde il suo bene più grande, suo figlio, ma riesce comunque a rialzarsi, a rimettersi in piedi. E questa immagine arriva agli occhi degli ascoltatori, anche quelli stranieri che del tuo paese non conoscono nulla, ma che tu riesci a rendere solidali nell'affetto e nell'emozione. Beh, amici, credo che questo sia il più grande miracolo della canzone Li Beirut, in un'unica compartecipazione di sentimenti che porta unità di cuori. Mi sono chiesta se anch'io fossi capace di provare lo stesso intenso sentimento di Fairuz per il mio paese. La mia prima reazione è no, per colpa di quel distacco dall'Italia che ultimamente gli eventi socio-economici e politici mi hanno provocato, che come un mostro famelico giorno dopo giorno strappano qualunque cosa sia ancora visibile in quello che qualcuno un tempo chiamò il bel paese, ma poi mi pento e provo veramente quell'affetto che mi porta a dire orgogliosamente di essere italiana e che mi spinge a difendere la mia patria con orgoglio da ogni forma di spersonalizzazione. Cari amici, il nostro viaggio nel Libano finisce qui. Fatemi sapere con like di supporto, con commenti, che cosa ne pensate. Se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo per rimanere aggiornati sui miei prossimi video e attivate la campanella delle notifiche. Grazie per essere stati anche in questo video con me e alla prossima!